Siamo qui con il co-presidente del Brancaleone, Mimmo Toscano. Mimmo, il primo giorno di preparazione. Sì, oggi abbiamo iniziato questa nuova stagione che ci vede per la prima volta in eccellenza. L'attesa è intanta, l'entusiasmo pure, anche l'emozione, bisogna dire la verità. Siamo contenti perché, come potete vedere, insomma, i ragazzi si sono presentati tutti carichi e hanno già iniziato a lavorare agli ordini di Mr. Brando e del preparatore Rodà. E quindi, niente, primo giorno di scuola. C'è davvero quindi tanto entusiasmo. Tanti nuovi acquisti si sono già integrati, si stanno integrando? Sì, allora diciamo che due pezzi da 90 over che sono stati inseriti in squadra, che sono l'attaccante Savino e il difensore centrale Criaco, penso che non abbiano grossi problemi perché sono giocatori molto, molto conosciuti in categoria, hanno esperienza, quindi non penso che ci siano problemi. Quindi credo che non avranno problemi né loro né nella squadra. Sugli under, abbiamo il nostro direttore sportivo, ha fatto un lavoro direi ottimo, perché è andato alla ricerca comunque di ragazzi di provata capacità, cioè nel senso che già l'anno scorso hanno dato prova delle capacità. In più sono stati integrati i 94 e 95 che sono nel nostro vivaio, quindi penso che non ci dovrebbero essere questi problemi. Certo, l'under, anche per una questione di età, deve essere un pochettino coccolato e accudito per farlo esprimere al meglio, ma penso che ci siano tutti i presupposti con noi. Presupposti quindi per fare una salvezza tranquilla? Sì, noi dobbiamo essere realisti, anzi, come si vuol dire, più realisti del re. Il nostro obiettivo è quello, e sarebbe un grande successo al primo anno in questo massimo campionato regionale, quello di ottenere una salvezza tranquilla evitando la lotteria dei play-out. Una preparazione che si basa bene o male una settimana sul lavoro atletico, poi già in vista del primo impegno che sarà per il 21 agosto, la Coppa Italia. Sì, diciamo che comunque la preparazione, per qualche scambio di opinioni che ho avuto con il ministro e con il preparatore atletico, è improntata soprattutto per l'inizio del campionato, perché vogliamo partire bene, perché siamo consapevoli che una serie di risultati positivi o comunque un impatto positivo nel campionato non potrà solo che farci potrà solo giovarci. Certo, la Coppa Italia sarà il primo banco di prova per incominciare a valutare gli uomini, a valutare gli schemi tattici, insomma, a rendere le idee un po' più chiare al mister. Va benissimo, la ringrazio. Grazie a voi.